Ciao, buonasera a tutti e bentornati sul mio canale La Cucina di Carmen. Allora, oggi per me è martedì 12 di dicembre e sono appena tornata a casa, ho avuto una giornata un po' indaffarata e volevo farvi un video spesa sui prodotti finiti, sia alimentari che qualche prodotto così per la casa, per la... Scusatevi, volevo... sto facendo un video del una ricetta ora e niente, e quindi volevo fare un video dei prodotti finiti. Siccome ne ho accumulati un bel po' e per levarmi tutta questa roba ho deciso di intanto farvi questo video. Comunque di roba ne ho tanta e niente, così almeno realizzate anche voi, se andate magari a fare la spesa in un Eurospin, in una Coop, in un Conad, da Maurizio, in qualche altro posto, magari con queste recensioni sapete quale prodotto, almeno sempre secondo il mio parere ovviamente, alla base di quello che ho provato io, perché poi ognuno magari può piacere un prodotto a una persona sì, a una persona no, quindi questo è molto personale questa cosa. È probabile anche che uno dica però lei dice che non piace, però a me ispira, lo voglio comprare, perché alle volte ho fatto così e ci sono cascata, perché effettivamente le recensioni, questi video sono davvero utili. Quindi adesso bando alle ciance e iniziamo il nostro video con i prodotti finiti. Allora, sembra quasi una spesa come messa così, perché l'ho voluta stendere per bene per far vedere meglio i miei prodotti finiti. Allora, partiamo da questo angolino, scusate, c'è castuccio di Asia. Allora, questo è il classico pancarré americano del Mulino Bianco, sì, scusate, dei Tre Mulini dell'Eurospin, e mi trovo molto 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 bene. Quando vado lo riprendo, non sento alcuna differenza col pancarré americano di un'altra marca. Una cosa che compro con The Coop che gli altri non hanno sono queste barrette Ringo, che a Asia piacciono tanto, sono molto buone. Ho trovato buone anche quelle dell'Eurospin, però queste Asia le mangia più volentieri. Poi ho provato questi ravioli al gorgonzola di Club Premium della Tuo Di, li ho comprati qualche settimana fa appena aveva riaperto, e devo dire che sono stati apprezzati da tutti, sia da Asia che da mio marito, quindi un prodotto top. Allora, poi, e le classiche merendine che praticamente Asia mangia quasi solo queste. Ora sto provando un altro tipo di merendine che gli ho comprato qualche giorno fa e gli sono piaciute, quindi poi ve lo dirò. Intanto queste sono le sue preferite, pane e cioccolato, questo con le scaglie di cioccolato, perché lei poi troppa cioccolata li stucca. Poi queste sono le sottilette dolce natura, quelle al quelle proprio da hot dog, sì, da hamburger, quelle gialle tipo al cheddar, come si dice, non lo so, e a Asia gli piacciono tantissimo. Le ho comprate di questa marca, mi sembra l'ultima volta alla Tuo Di, ma gli piacciono anche quelle dell'Eurospin, dell'MD, insomma dove le trovo non sente tanto la differenza, quindi un prodotto valido. Che dire, questa me l'ha regalata la De Cecco, è un'ottima qualità, la prendo sempre volentieri, anche se ogni tanto me le dà in omaggio la signora che ha la bottega davanti al mio locale, perché io, come sapete, il prosciutto magari fresco, il salamino fresco lo prendo solo da lei, e perché ha roba veramente di qualità, e ogni tanto mi regala un pacco di pasta, vedete infatti confezione omaggio, ed è molto buona, nulla da cioè la De Cecco per me, questa e la Voiello sono le migliori paste. Poi ho preso queste patatine da forno molto buone, le avevo prese all'MD scusatemi, è andata la saliva di traverso, patate da forno 15 minuti, sono risultate molto buone. L'ho presa all'MD queste, e tra l'altro era un'offerta a 99 centesimi, compratele, perché ho riscontrato che le patatine del Conad da forno sono meno buone di queste, quindi siccome hanno un prezzo inferiore compratele. Poi queste qui anche ho preso l'altra volta alla Coop, però da farle fritte, della Pizzoli, sono veramente buone, e chi è che non le conosce, sono buonissime. Poi avevo preso questa tortina al cioccolato della Dolciando, a mio marito non è piaciuta tantissimo, per me non era male, però non so se la riprenderei, ecco, sono sincera, perché non è piaciuta tanto. Asia non la mangia perché comunque è tutta cioccolatosa, a mio marito insomma se c'è magari la mangia, però preferisce qualche cos'altro, quindi non so se la riacquisterei. Poi sempre parlando di roba alimentare,
presi questa Nutella, non mi ricordo se all'Eurospin o all'MD, Preli Shock, che è cioccolata, non è Nutella, è cioccolata alle nocciole e cioccolata bianca. Devo dire che mi sono trovata molto bene, l'ho finita proprio ora per riempire la mia ciambella, che poi vi caricherò la ricetta, e mi sono trovata molto bene, molto buona. Poi un'altra cosa che compro volentieri all'Eurospin sono queste barrette crocchi cereali, che mi dice Asia, io non l'ho mai assaggiata, ma Asia mi dice che sono uguali proprio ai Kinder cereali, quindi mi fido di lei. Sono già 2 o 3 volte che le prendo, finiscono in un batter d'occhio, sono 6 pezzi e costano 99 centesimi, quindi prezzo veramente basso e qualità direi ottima, almeno a casa mia. Mi sono trovata bene con questi gnocchi di patate della Bontal, presi da MD, che ci prendo anche il latte di questa marca, molto buoni, non si attaccano al palato, nonostante tutto, fossi un po' scettica, perché gli gnocchi, noi mangiamo le chicche di gnocchi, non gli gnocchi grossi, in realtà fossero un po' più grossi, ma sono molto buoni. Tra l'altro l'avevo presi in offerta, se non sbaglio, a 69 centesimi, ma sono risultati buoni. Poi riguardo sempre cose da mangiare, Pringles, il nome veramente è tutto, sono buonissime, queste al ketchup ancora di più, prese alla Coop. Poi il tè alla pesca della perla, preso qualche settimana fa alla Todic, è riaperto, sia pesca che limone, veramente ottimo, 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 costa poco, mi sembra sugli 80 centesimi una bottiglia da 7,50 ed è veramente buono. Poi passando alle cose non alimentari, abbiamo qui bagnoschiuma di Mauris, allora l'ho finito ma non è buono, non lo ricomprerò più perché non si sente il profumo e non fa schiuma, e quindi è un prodotto che questo non lo riacquisterò più, ormai l'avevo comprato, era grande, ci abbiamo messo un po' per finirlo, l'ho usato veramente per tutto, per le mani, per tutto. Però non era un granché, quindi non lo ricomprerò. Una cosa che non ricomprerò, queste spugne, quelle che grattano, diciamo, del risparmio casa, questa marca qui non mi è piaciuta perché si sfanno subito e non sono tanto buone. Invece queste sono molto buone, dell'Arix, sempre sono delle spugne, anche queste in metallo, e mi sono trovata abbastanza bene. Ciao Asia! Buongiorno! Buongiorno a tutti, ciao! Poi finish brillantante, mi sono trovata bene, le stoviglie vengono belle asciutte e brillanti, quindi non opache, perché alle volte ci sono brillantanti, certo amore vieni, ci sono brillantanti che le fanno opacizzare un po', ma io uso, come sapete, Ferro Pril, mi trovai a comprare questo perché era in offerta e mi sono trovata abbastanza bene. Un'altra cosa che mi trovo bene, come sapete, sono questi panni per asciugatrice, che ha l'asciugatrice, sono profumatissimi, li ho messi anche nei nostri armadi, nei cassetti di intimo, e profuma veramente, piuttosto che comprare magari una confezione di quei panni che costano veramente tanto, per i cassetti questo va bene anche per quelli e profumano tanto, io ve lo consiglio, costa sui 2,50€, meno di 3€, e potete fare doppio gioco sia per l'asciugatrice che per metterla dentro i cassetti. Poi un'altra cosa che mi è piaciuto tanto è questo favoloso sgrassatore universale a limone, lime e menta, è molto molto buono per le superfici. Adesso sto usando il Viacal, però questo mi è piaciuto tanto, appena ritorno da Mauris lo ricomprerò di sicuro. Quindi adesso vi saluto, vi lascio a questo video, lo caricherò penso subito, e ciao Asia, salutati, ciao. Per me cosa devono fare tutti? Iscriversi? Allora, tutti devono iscriversi al canale se non si sono ancora iscritti, per vedere altri video, okay. E mettere mi piace e lasciare un commento. Ok, perfetto, aggiudicato. Quindi ci vediamo al prossimo video. Saluto tutti, vi mando un grande bacione, soprattutto alla mia carissima amica Maria Cristina Groppo, che saluta anche Asia perché lei guarda sempre i suoi video, sì. Vero? Ciao Maria Cristina, ovviamente saluto poi tutte le altre mie amiche, Tiziana, Veronica, tutte le mie amiche di YouTube, li mando un grande bacione. Sonia, Nicoletta, tutte Antonella, tutte. Ciao bimbe, un bacione, ciao.